Sarebbe allora, la migliore. Vabbè, cosa diciamo di sta gara? Ti aspettavi qualcosa in più, almeno l'argento, oppure no? No, allora, come ho detto poco fa, a parte che siamo due coglioni e lui, però, di questa gara salvo giusto solo la medaglia, perché non mi è piaciuta, non, niente è andato come volevo che andasse, ma fa parte del gioco, no? Quindi sei poco soddisfatto? Insomma. Molto poco soddisfatto, però sai, a volte va meglio, a volte va un po' meno meglio, che non posso dire peggio, perché comunque sono ancora medaglia europea. E niente, peccato perché si poteva valer molto meno. Però questo è venuto, vuol dire che questo oggi era nelle corde. Domani facciamo sto 1500 e basta. Ascoltami, pensi che ci sia stato qualche problema in preparazione? Oppure... No, assolutamente, stamattina era andato tutto perfettamente. Ho sbagliato l'atteggiamento in gara, ho voluto fare troppo la gara su Danas, provare a prendere la scia, poi quando lui ha accelerato io non riuscivo. E l'inglese non l'ho visto minimamente. Certo, passato e va bene così. Negli ultimi 50 metri ero proprio immobile, ero proprio stanco. Vabbè, prendiamola e portiamola a casa comunque. Diciamo che nella tua testa c'è già la prossima settimana Riccione oppure. Ma nella mia testa ci sono i 1500 di domattina, che sono 3 anni che non li faccio in una manifestazione internazionale. Quindi saranno cazzi amari. Però insomma diciamo che no vabbè ma non c'è problema, no diciamo che però ci aspettiamo grandi cose da questi 1500. No, di 1500 non so cosa aspettarmi battaglia. Sinceramente cercherò di fare il mio meglio e perché viene la settimana prossima vorrò provare a fare ciò che serve per togliersi il dente subito, chiudere il discorso. Sì.